Ciao ragazzi, vediamo 5 cibi da evitare assolutamente se vogliamo eliminare la pancetta. Ovviamente mangiare poco e bene è uno dei metodi migliori per dimagrire e per perdere la pancia, però ci sono degli alimenti che bisogna assolutamente evitare. Ve ne dico 5, vediamo quali sono e vediamo il perché. Le bibite gassate, non so se avete visto gli esperimenti che ho fatto facendo bollire la Coca-Cola, la Fanta, la Sprite, la Red Bull e tutto il resto, li trovate qui nel canale, ma sono dei veri e propri contenitori di calorie liquide, cioè hanno tantissimi zuccheri e anche le varie versioni light, Fanta Light, Coca Light, Pepsi Light, eccetera, eccetera, sono da tenere sott'occhio perché comunque sono sostanze, sono bibite grasse, meno grasse di quelle normali, ma sono comunque grasse. Quindi attenzione alle bibite gassate. La cosa peggiore è che in alcune di queste bevande lo zucchero è sotto forma di sciroppo di mais, ricco di fruttosio, che non è altro una forma di zucchero sottoposto ad alcuni processi chimici per aumentarne la dolcezza. Dagli studi effettuati sui ratti è emerso che quelli nutriti con sciroppo di mais non solo guadagnavano peso, ma avevano un forte aumento della pancia. Secondo alimento, il pane bianco. Il pane bianco viene prodotto con farina lavorata. Purtroppo, quindi, durante la fase di lavorazione, tutti i minerali, le vitamine e le fibre vengono perdute. Il risultato è quindi che i carboidrati vengono trasformati rapidamente dall'organismo, facendo innalzare la glicemia e i livelli di insulina, per poi farli scendere subito. Questo processo, se ripetuto spesso, può portare ad obesità, affaticamento del pancreas, diabete di tipo 2, ovviamente fa venire la pancetta. Ovviamente in questa lista non poteva mancare l'alcol. L'alcol fondamentalmente è zucchero raffinato. Ci sono degli studi però che dicono che il bere moderato può portare benefici alla salute, ma va assolutamente detto che lo zucchero nell'organismo viene trasformato allo stesso modo dello zucchero raffinato e nel processo aumenta la glicemia. Perciò, proprio come nel caso dello zucchero raffinato, l'alcol può sicuramente andare a toccare il peso, il pancreas e anche il girovita. Quarto alimento, le patatine fritte. Purtroppo il problema principale delle patatine fritte è che vengono fritte in molti ristoranti, fast food, eccetera, eccetera, in oli contenenti acidi grassi trans, che sono oli vegetali chimicamente alterati. Gli acidi grassi trans sono conosciuti per l'impatto negativo che hanno sulla nostra salute. Fanno infatti aumentare il rischio di malattie cardiache. Uno studio fatto su delle scimmie dall'Istituto Nazionale della Salute ha dimostrato appunto che le scimmie che consumavano questi tipi di oli contenenti gli acidi grassi trans, oltre ad aumentare di peso, avevano un'ampia crescita nella zona del tronco, ovvero la zona della pancia. Quindi attenzione, visto che solitamente viene fatto con carne di manzo e poi arricchito con formaggi stagionati, eccetera, eccetera, ultimo alimento della lista, l'hamburger. Dato che solitamente viene fatto con carne di manzo e formaggio lavorato, l'hamburger è ricco di acidi grassi saturi, che sono stati associati a malattie cardiache, artrite, vari tipi di cancro e diabete di tipo 2. Una dieta che comprende molti acidi grassi saturi fa purtroppo aumentare il peso e soprattutto fa crescere la zona della pancia. Ragazzi, quindi particolare attenzione a questi 5 alimenti che vi ho appena indicato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, io spero di esservi stato utile come al solito. Lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!